Buon pomeriggio a tutti, scusate qualche minuto di ritardo, ma come sempre sapete, tanto terminiamo poi sempre un qualche minuto dopo, quindi garantiamo comunque un'ora di chiacchiere, di analisi, di informazioni sul mondo dei certificati targati Banca Agros. Pertanto, oltre a darvi il benvenuto, lo do anche ad Alberto Miotti che vedo in collegamento. Ciao Alberto. Ciao, grazie per Paolo, ciao, ciao a tutti. Ciao carissimo Alberto e naturalmente anche ad Alessandro Galli che però non riusciamo a vedere in video ma c'è e ci sente. Ciao Alessandro. Ciao, buonasera a tutti, magari entro la fine riusciamo anche a risolvere questo problema. A risolvere anche questo problema. Insomma, con la tecnologia ci litighiamo sempre un po', ma comunque cercheremo di fare il nostro meglio per portarvi contenuti interessanti anche in questo appuntamento di 23 febbraio 2023 e quindi siamo appunto ormai a quasi 2 mesi dall'inizio di un anno particolarmente scoppiettante che solamente in queste ultime 2 o 3 sedute ha tentato di riposare, perché poi in realtà se andiamo a guardare l'andamento del nostro FTSE MIB in particolare, tutto sommato mi sembra di poter dire che questo tentativo di correzione durato fondamentalmente 3 giorni, oggi sembra, però utilizzo naturalmente il sembra essere già stato in qualche modo cancellato questo tentativo con una buona ripresa, tant'è vero che dai minimi di ieri mattina ai massimi odierni l'indice ha comunque realizzato un rialzo di circa 800 punti. Siamo comunque ancora in una situazione dove è bene prestare cautela perché probabilmente questo accenno di correzione che è stato lanciato dal mercato negli ultimi 3 giorni potrebbe in realtà andare ancora un po' avanti, semplicemente perché non ci sono trend infiniti e anche i trend più solidi hanno bisogno di una correzione fisiologica. Quella che andiamo a vedere praticamente si è realizzata in 3 giorni, ha portato l'indice a perdere il 3,53%, che comunque è la massima discesa fatta dall'indice da dicembre, quindi non aveva mai corretto, no, comunque perso 3,5 punti dal precedente massimo. Quindi comunque è significativo il fatto che ha preso un po' di pausa. Detto ciò, comunque abbiamo visto oggi assolutamente comunque in condizioni di recuperare, anzi chiudere, come dicevamo, al momento anche in rialzo, nonostante negli Stati Uniti il quadro si sia completamente ribaltato rispetto a ciò che era solamente alle 14:30, dove avevamo il Nasdaq in rialzo di circa un punto. Infatti lo possiamo vedere anche sul contratto derivato, massimo a 12.260, minimo a 12.060, proprio 200 punti precisi, tondi tondi, e siamo in questo momento sui minimi. Tra le notizie di giornata non posso non parlare del titolo Eni, che oggi praticamente è andato a chiudere la giornata sui minimi o comunque in prossimità dei minimi con un ribasso del 5,36%. Comunque non eravamo più abituati, ecco, mettiamola così, a giornate così pesanti per il titolo Eni, ed è tutto nella giornata dell'annuncio dei conti. Molti hanno attribuito il forte calo odierno alla presentazione della trimestrale che sembra non essere piaciuta. Nella realtà la trimestrale è stata pubblicata a mercati chiusi questa mattina prima delle 9 e non aveva scalfito più di tanto. Sì, insomma, si viaggiava intorno a un meno 1, meno 1,50, e invece proprio in questo punto qui sui massimi lo potete vedere, anzi più precisamente così vi dico, e proprio in questo punto qui è stata annunciata con una break news un buyback addizionale di 2,3 miliardi per il 2023, e quindi un'ulteriore operazione di acquisto azioni che in una prima battuta ha spinto il titolo Eni praticamente sui massimi, e poi probabilmente più di qualcuno, naturalmente non penso gli investitori retail che si siano messi tutti d'accordo, quindi sicuramente qualcuno ben capitalizzato a livello di fondi ha iniziato a far circolare più di qualche dubbio, e quindi il titolo è affondato e ha chiuso il ribasso del 5,30%. Questo per quanto riguarda il titolo Eni. Tuttavia è stata controbilanciata questa performance dall'ottimo più 5% quasi del titolo Stellantis, tornato in area 17, e dal settore bancario che ha ripreso quota dopo un paio di giorni di pausa. Questo è un po' quanto è accaduto oggi sui mercati. Ricordiamo ieri minute della Fed, sono
siamo in una fase comunque dove continua a prevalere l'incertezza, tendente comunque al rialzo per quanto riguarda il mercato europeo, tant'è vero che molto brevemente andiamo a fare un quadro da inizio anno della situazione, è possibile vedere come da inizio anno praticamente, anzi qui abbiamo la capitalizzazione di mercato, vediamo da inizio anno ad oggi, abbiamo ancora un rotondissimo più 15% per Piazza Affari, migliore piazza nel mondo, migliore piazza nel mondo insieme a Egitto e praticamente Argentina. Questo credo che sia una notizia che è abbastanza forte, e le altre provano a seguire. Invece negli Stati Uniti il Nasdaq è un po' fermato la sua corsa, stava andando bene. Decisamente fermo invece gli industriali del Dow Jones con una performance da inizio anno che è flat, quindi nessun tipo di apprezzamento, anzi se vogliamo addirittura un ribasso dello 0,80. Ma torniamo un po' alle nostre cose, anche perché anche oggi, come tutti gli appuntamenti con Banca Agros, ci sono tante cose da vedere. Spesso si termina con la richiesta da parte vostra di approfondimenti o comunque anche di materiale da poter visionare con più calma, quindi io non vado oltre. Naturalmente ci sono delle domande e andrò anche a leggerle fra poco, però direi di partire immediatamente con Alessandro Galli, al quale vado ad assegnare anche il controllo del monitor, perché partiamo dal capitale protetto condizionato e poi, come di consueto, ci spostiamo con Alberto Amiotti invece nel mondo del capitale protetto che attrae sempre tantissimo interesse, soprattutto perché Banca Agros è tra le principali emittenti, direi da sempre, quando ancora allora magari all'epoca era più Banca Aletti, poi Banca Agros, ma da sempre io ricordo abbiamo seguito con molta attenzione le emissioni a capitale protetto e quindi con Alberto faremo un viaggio attraverso le varie proposte. Però dicevo, prima andiamo invece sui prodotti con barriera, in particolare per dare un senso di continuità, ho fatto riferimento a quanto è accaduto ad Eni oggi e Eni è certamente uno dei titoli più utilizzati nella costruzione dei prodotti, sia come single stock, sia come componente di un basket. Ed è questa forse la novità, Alessandro, di cui parliamo oggi, no? Mi sembra che forse è una delle prime volte che Assolutamente sì. Esattamente. sul direct listing si va a lavorare il basket. Corretto, corretto Pierpaolo, mi hai anticipato e tra l'altro nei prodotti, adesso se vedete lo schermo che ho messo in evidenza, oltre alla nuova serie che sono gli ultimi quattro ISIN appunto di Borstoff, i primi due appunto, cioè come sottostante Eni, neanche a farlo apposta, nel senso che non avevamo questo accordo prima, non c'eravamo parlati prima nel webinar, ma era già pronta la presentazione. No, selezionato perché anche se premetto gli strumenti per essere valutati sul mercato secondario, ricordo e Pierpaolo comunque fa anche formazione in questo senso, devono essere valutati per il rendimento e il valore di acquisto, indipendentemente dal fatto che il prezzo di acquisto sia sopra o sotto la pari. Perché appunto bisogna valutare il rendimento potenziale considerando certo il prezzo di acquisto. Però siccome poi nel mercato effettivamente è noto una preferenza per i certificati sotto la pari, anche quando questi sono come quelli che adesso faremo vedere, certificati capitale condizionatamente protetto, e quindi ho messo in evidenza che i prodotti delle ultime emissioni che diciamo sono quotati o sotto la pari o leggermente sopra. E su questo faccio riferimento all'emissione che avevamo fatto a dicembre e la nuova emissione che adesso introduco e spiego molto molto brevemente. Per quanto riguarda la nuova emissione, si chiama di Basket Worst Off, prima emissione di Banca Acros in direct listing dal punto di certificati con sottostanti Worst Off. Probabilmente chi ci segue è già ferrato sull'argomento, però faccio comunque questa breve spiegazione. Cosa significa Basket Worst Off? Significa che per tutte le rilevazioni che servono ai fini della struttura del certificato, quindi per questa struttura, quello che andremo a vedere è il prezzo del sottostante dal sesto mese che farebbe scaturire la callability e livello barriera se giunge a scadenza, che è prevista per il 7 agosto 2024, se non è collato prima. Ecco, questi sono i dati che ci interessano. Quale dei tre,
in questo caso un basket di tre azioni, quale delle tre azioni si va a rilevare l'azione che rispetto allo strike iniziale ha registrato la performance peggiore. Quindi questo basket worst off altro non è che in questo caso un equity premium, un cash collect autocallable, in cui tra le tre azioni va sempre a rilevare quella che ha performato peggio, okay? Nel caso in cui ovviamente ci sia una rilevazione. Come funziona questa struttura worst off? Come sempre, noi, ovviamente è worst off più delicata, chiamiamola così, rispetto magari ad altre strutture, nel senso che andando a selezionare il sottostante peggiore ci permette di costruire una struttura con barriere magari inferiori a parità di rendimento oppure premi superiori a parità di barriera. Questo è l'elemento chiave, perché sono poi ognuno può fare le proprie valutazioni, diciamo, sul combinazione rischio-rendimento che meglio gli compete. Però giustamente è compito, come abbiamo detto anche nell'ultimo webinar di Banca Akros, soprattutto per quanto riguarda l'area Christie, offrire una gamma più completa possibile di strutture, e quindi è quello che abbiamo cercato di fare con questi quattro basket worst off. Lavoriamo in questo caso su azioni comunque italiane, abbiamo quindi basket worst off tra Intesa San Paolo, Unicredit, Assicurazioni Generali, basket worst off pure tra Eni, Enel, Unicredit, un altro tra Enel, Unicredit, Intesa San Paolo, l'altro Enel, Stellantis e Unicredit. Quindi sono combinazioni diverse di un paniere di azioni abbastanza limitato, che sono però quelle che abbiamo constatato interessano di più al mercato come sottostanti. Quindi li abbiamo combinati in modo diversi per offrire premi diversi a parità di struttura. Le cedole in questo caso sono con cadenza mensile e variano dallo 0,80% per il basket worst off Intesa San Paolo, Unicredit, Assicurazioni Generali, fino ad arrivare a un 1% mensile, quindi a un 12% annuo su azione Enel, Stellantis e Unicredit. Poi, quindi sono incondizionate le cedole, quindi vengono pagate a prescindere anche se il sottostante peggiore ha fatto il meno 70%, però da giugno, no, da giugno, da, diciamo da agosto, scusate, quindi dal sesto mese, perché queste qua sono partite inizio febbraio, se il peggiore dei sottostanti ha registrato una performance positiva nulla, o se volete anche semplificare, se tutti e tre i sottostanti hanno registrato una performance positiva nulla, allora il certificato in quel caso richiama anticipatamente e rimborsa il prezzo di emissione. Se ciò non avvenisse, si prosegue a incassare la cedola mensile, perché è incondizionata, fino ad arrivare alla scadenza, appunto del 7 agosto 2024, e in quel caso la barriera per tutti e quattro questi certificati era fissata al 50% rispetto allo strike iniziale. Quindi, se il peggiore del sottostante da qui al 7 agosto 2024, quindi una settimana prima la data di rilevazione, non ha performato, cioè non ha perso più del 50% rispetto allo strike iniziale, ecco che lì si rimborsa il 100 euro più l'ultima cedola mensile. Questa è la situazione, almeno per quanto riguarda l'ultima emissione di febbraio di Banca Akros, quindi è durata un anno e mezzo, e poi c'è la possibilità di incassare tutte queste cedole mensili. Ecco, Le Alessandro, altre invece, sì, aspetta, aspetta, ti sì. fermo un attimo, scusami Alessandro, perché poi prima volevo far vedere una cosa e poi c'è una domanda. Intanto, come sempre, quando io vedo queste analisi di scenario, o meglio, quando vedo questi certificati che hanno la barriera profonda, le cedole incondizionate, mi viene naturale andare a guardare l'analisi di scenario e quindi la condivido con voi. Ho preso in considerazione il certificato su Generali Unicredit Intesa, dove sono tutti e tre praticamente positivi, seppur di poco, e questa è l'analisi scenario. Come vedete è bella, cioè nel senso, comunque è bella profonda, meno 50% si è ancora in guadagno praticamente, oltre che in protezione di capitale, si è anche in guadagno grazie al fatto che le cedole sono comunque incondizionate. E questo flusso cedolare incondizionato consente di creare quel minimo cuscinetto che serve per attutire le perdite, qualora si arrivi a perdere più del 50% alla scadenza. Ora, un paio di considerazioni, che una è, tra l'altro,
mi permette di agganciarmi alla domanda di Luca, che saluto, il quale chiede come mai queste emissioni hanno scadenza così breve? E questo quindi è la domanda alla quale poi ti chiederò di rispondere. Perché effettivamente, aggiungo io, quando si ha una barriera così profonda e un flusso incondizionato, come ben noto, visto che ultimamente abbiamo avuto occasione anche di parlarne in generale, aumenta proprio questo cuscinetto, diventa più gonfio, no? Immagina che anziché per 18 mesi pagavi 36 mesi di cedole incondizionate, diventava che a meno 70 probabilmente la perdita si limitava a 40 e così via. Quindi pagare più cedole, allungare la scadenza permetterebbe di fare questo. Però, e con questo ripeto, concludo, c'è anche da dire che meno 50 in un anno e mezzo non è facilissimo che lo perdano questi titoli, no? Se andiamo a vedere un'analisi storica solo nei momenti di vero shock, tipo Covid, tipo shock petrolifero, probabilmente in un anno e mezzo hanno perso più del 50% questi titoli. Quindi forse ecco, è tutto un po' rapportato, Alessandro, dici la tua. Sì, esatto, no, allora guarda, è abbastanza correlato come dicevi tu, nel senso c'è cioè, il pro e il contro di una scadenza un po' più breve, no? Detto questo, c'è anche da seguire un po' tutte le logiche sottostanti il pricing. Io avevo provato anche a fare dei prezzi, magari su scadenze un po' più lunghe, magari peggiorava un attimino la cedola sul cuneo, migliorava, ma erano proprio delle... scusate, ah sì, Ecco. erano proprio delle differenze minime e abbiamo optato per fare una struttura, almeno per quella iniziale, un po' più breve, per iniziare a dare anche la possibilità, comunque anche nel caso di discesa, appunto, questa barriera al 50% diventa più conservativa. Posta a 18 mesi rispetto a una stessa barriera posta magari a 24-36 mesi, in cui la probabilità che poi magari le cose possano andare male e possa raggiungere quella barriera aumentano. Quindi abbiamo voluto, almeno per questa prima emissione di Basket Worst Off, essere un po' più conservativi da questo punto di vista, scegliendo una scadenza più bassa che ci garantisce comunque delle cedole in linea con quelle che avremmo avuto con scadenze un po' più elevate. Considerando che poi, sono sincero, cioè, la storia adesso, la breve storia del Dare Christine di Banca Akros, fortunatamente è abbastanza una storia di successo, nel senso che alla fine le nostre emissioni, queste, abbiamo emesso 83 prodotti da aprile 2022 a febbraio, anzi, adesso con questi quattro sono 87. Quindi di 87 prodotti, due sono già scaduti, erano scaduti anticipatamente dopo 6 mesi. Molti scadranno anticipatamente qua a fine febbraio e quelli che vi ho evidenziato, che poi sotto la pari sono 1, 2, 3, 4, 5, sono gli unici di queste serie che quotano sotto la pari. Tutti gli altri sono ampiamente sopra la pari, quindi hanno già registrato una performance molto positiva. Quindi benissimo che l'aspettativa, magari per chi ha posto la domanda, è quella di incassare tutte le cedole e arrivare ad agosto 2024, però anche nel caso in cui, ricordo, dovesse scadere anticipatamente ad agosto, nulla vieta che entro quella data abbiamo altri prodotti simili e si rinnovino i prodotti stessi, alle condizioni di mercato ovviamente che ci saranno in quel periodo. Certamente. Nel frattempo, Alessandro, ti dico che sì, lo dico a tutti, ho scritto nella chat pubblica il codice ISIN di quello che ho mostrato prima. Gli altri li potete vedere qui, perché mi era stato chiesto l'ISIN, e gli altri si possono vedere in tabella. Non so, forse sono un po' piccoli, però comunque poi avrete la possibilità anche di visionare il materiale in un secondo momento. Ma comunque, questo è sono i codici ISIN della serie Worst Off. Io, Alessandro, che dirvi? Naturalmente sono contento di questo vostro sbarco anche nel mondo dei Worst Off, no? Che per Banca Akros sta crescendo, sta facendo dei passi da gigante da quello che era un atteggiamento molto molto prudente sul primario, passando poi adesso
sul direct listing e andando su prodotti che poi alla fine possono soddisfare un po' tutti i profili di rischio. Quindi a dimostrazione del fatto che quando poi si va ad aumentare un po' il rischio mettendo in piedi la correlazione, si possono trovare soluzioni come queste che pagano praticamente 10 punti all'anno con barriera al 50%. E quindi mi sembra sicuramente una buona iniziativa. Spero che naturalmente la riproporrete. E Gianluca ci dice che non si vede l'ISIN. Vabbè, lo diciamo, insomma, vabbè, senza li leggiamo tutti. Comunque, ecco, forse sta ingrandendo, però poi si perde qualche lettera. Comunque, per quello, E ecco, perfetto, così perfetto, così. magari si legge bene. Poi c'è da parte di Franco una domanda sul tema Minus, ma la rivolge a voi, ma in realtà non è a voi che la dobbiamo rivolgere perché parla la politica di, diciamo di interpretazione della fiscalità, ma non riguarda né Alberto né Alessandro, quindi Franco non la giro semplicemente perché non dipende da loro come viene interpretata la fiscalità, loro sono maestri nel crearli i prodotti, poi chi li gestisce fiscalmente sono altri. Ok, andiamo avanti, Alessandro. Benissimo, no? Poi l'altro spunto, no, che mi avevi dato era appunto di guardare sottostante ENI, che appunto abbiamo la soluzione numero 2 del worst off, quindi ENI, Enel e UniCredit, e poi ci sono altri due certificati che abbiamo emesso a dicembre su sottostante ENI, che appunto per la discesa di oggi dell'azione o comunque per questo periodo è tornato ad essere uno dei certificati che quota lievemente sotto la pari. In questo caso si tratta di un'emissione che a scadenza dicembre 2024, era stata emessa a dicembre scorso, quindi ha già pagato due premi, perché in questo caso avevamo una cedola condizionata con effetto memoria, sempre con periodicità mensile, che per il primo certificato, quello che finisce con 718, è dello 0,95%, invece per il secondo certificato l'1,15%. Quindi abbiamo anche qua, in questo caso non è incondizionata, però il trigger per cui paga la cedola è definito dal livello barriera, che era per nel primo caso il 65% rispetto al valore iniziale, adesso con i valori di oggi di ENI non siamo più al 65% di barriera, ma è come se lo acquistassimo con barriera 68, perché la distanza della barriera è il 32. Per il secondo invece appunto abbiamo una barriera effettiva ad oggi del 79, una distanza del 21, però appunto un premio mensile dell'1,15%. Anche questi sono con callability, cioè nel caso in cui l'azione ENI a giugno, a partire da giugno 2023, dovesse trovarsi al di sopra dello strike iniziale, che era fissato a 14,09, allora in quel caso il certificato scade anticipatamente e rimborsa il prezzo di emissione. Diciamo che ovviamente qualche differenza c'è fra l'acquisto di singolo titolo ENI rispetto al basket worst off. È vero che i premi sono abbastanza confrontabili, anzi addirittura in questo caso su singolo sottostante sono anche maggiori, però c'è sempre il tema della barriera. Come vedete, la barriera fissata sul worst off è molto più conservativa rispetto a quella sul singolo sottostante. Stessa struttura, poi ho selezionato un ECSI, e anche qua ci sono, cioè, se la serie 2, in realtà penso che per gli investitori, cioè almeno quanto stiamo registrando in termini di turnover, è più interessante il primo su Nexi, che quota ampiamente sopra, ampiamente 1,25 sotto la pari, con premi mensili 1,10%, stesso funzionamento di quello che ho appena spiegato con sottostante ENI, e in questo caso la barriera effettiva ad oggi è del 56%, quindi abbiamo ancora una distanza della barriera 44%, scadenza sempre 6 dicembre 2024. Dicendo perché su tutta serie noi stiamo registrando molti scambi ultimamente proprio su questo certificato. E beh, tra l'altro è anche uno dei sottostanti un po' più movimentati dell'ultimo periodo che sta dando vita a numerose opportunità, quindi capisco anche l'interesse nei confronti naturalmente di questo certificato. Allora, Alessandro, ho per te ancora un paio di domande. La prima è più una considerazione che è una domanda che
che mi sento di condividere in parte, te la leggo per condividerla con tutti. Paolo dice: il vero problema sono gli strike alti, che era la parte che in questo caso mi sento comunque di condividere, perché effettivamente arriviamo dopo un rally e quindi in generale, soprattutto su un bancario come UniCredit, effettivamente fare strike in area 19 spaventa un po'. Dall'altra parte però lui dice: la barriera a 9,15 la vedo a rischio. Ecco, in realtà qui, ma è una mia interpretazione, credo che il rally di UniCredit in particolare non sia frutto di una speculazione particolare o short, o come si dice sui titoli americani, uno short squeeze, cioè eccesso di posizioni scoperte che poi vengono ricoperte in corsa e quindi non ci sono i fondamentali. Qui il rally è partito dopo la trimestrale e quindi cioè era già iniziato, è partito dopo la trimestrale, quindi credo di poter dire che se condivido assolutamente il fatto che 19 è un livello alto, però ritengo la barriera a 9 comunque lontana, ma non perché sia il 50%, ma perché i 9 risalgono a valori che UniCredit effettivamente aveva molto prima, no, del lancio della trimestrale. Quindi o si cancella tutto quello che di buono il mercato ha apprezzato. Quindi va bene, comunque questa era una considerazione che volevo leggere. Invece ci sono un po' di domande. Allora, intanto Mario ci dice che non riesce a vedere gli ISIN, così non riesce a seguire. Abbiamo provato ad ingrandirli, ma adesso facciamo un'altra cosa, se sei d'accordo. Alessandro, perché ci chiedono anche se è possibile vedere il sito e il percorso dove vedere tutti i prodotti collocati, magari così di là si vede meglio, non lo so, proviamo. Esattamente, allora vi faccio subito vedere come navigare sul sito di Banca Akros. Adesso abbiamo ancora lo schermo, andiamo a vedere Akros Certificates. Potete cercarlo appunto con Google e vi esce. Allora, se selezionate subito Akros Certificates, andate proprio nella sezione dedicata ai certificati di Banca Akros. Quindi atterrate proprio, insomma, ok, in questa sezione, che è proprio la sezione del sito dedicata ai certificati emessi da Banca Akros, quindi potete trovare sia i prodotti attualmente in collocamento, sia invece i prodotti quotati o comunque tutti i certificati a seconda del filtro di ricerca che potete selezionare. Se invece digitate solo bancaakros.it, il percorso è dalla home page andare sulla nostra offerta e qua trovate sotto Investment Product Certificates. Se carico un attimo, accettate, ok, e siamo atterrati ancora qua. Una volta atterrati in questa pagina, possiamo andare a cercare quello che a noi ci interessa. In questo caso noi abbiamo detto, ok, benissimo, si era interessato al basket worst off, andiamo a vedere basket, in questo caso di azioni, qua ci sono poi le azioni, se volete proprio filtrare il basket che contiene almeno una di queste azioni. In questo caso sono certificati a capitale condizionatamente protetto e sono Equity Premium Autocallable, quindi abbiamo questi. Essendo prodotti in direct, tutti i prodotti quotati, ci sono anche, trovate anche altri prodotti, ovviamente non solo quelli emessi in direct listing. Fortunatamente, come diceva prima Pierpaolo, Banca Akros è specializzata più cioè, storicamente nelle emissioni di certificati a capitale protetto, quindi per ora è abbastanza semplice identificare i quattro che facevano parte, che abbiamo illustrato prima. Quindi abbiamo sicuramente questi, poi dopo è possibile anche filtrare per ISIN, però adesso così vedete bene se gli ISIN o avete Io bisogno dico, di ma comunque il un. consiglio che mi sento di dare a Mario e a tutti coloro che chiaramente magari stanno seguendo anche a volte da smartphone, da tablet, non c'è la stessa visibilità. Il consiglio è effettivamente poi, una volta terminato il webinar, tanto non potete comprare adesso, quindi una volta terminato il webinar, di andare sul sito e di seguire le indicazioni che ci ha dato Alessandro e così li troviamo. Tra l'altro io vado, nel caso specifico, a mettere il link sulla chat. Mario dice deve cambiare occhiali. No, Mario, dai, magari hai un video piccolo, dai, facciamo così.
Invio a tutti il link. Mario, clicca qui così ti si apre poi sul tuo computer, sul tuo monitor e te li guardi così come è giusto che tu riesca a vederli bene. Quindi lo capisco, il monitor che abbiamo. Però c'è anche un'altra cosa. Mario, aspetta, scusa Alessandro, mi è venuto in mente. Lo dico a Mario, lo dico a tutti. La schermata da dove state seguendo, in alto, sopra le nostre facce, c'è lo zoom, cioè c'è un punto, una croce dove c'è scritto zoom. Ecco, se voi cliccate lì, praticamente potete ingrandire la finestra. Quindi magari forse potrebbe essere questo un metodo per vedervi un po' meglio. Ma ripeto, poi dal sito potete trovarli. L'importante adesso è capire come funzionano, no? Poi la scelta la potete fare con calma nella giornata di domani. Andiamo avanti, Alessandro. E poi ricordo a tutti che domani riceverete le slide, quindi potete leggere con tutta calma proprio tutti i prodotti che abbiamo citati e anche di più, quindi non preoccupatevi su questo aspetto. No, e poi una volta selezionati, vabbè, qua è anche facile identificare, perché in questo caso sono gli unici che presentano un prezzo lettera, no? Quindi i quattro prodotti che vedete che hanno un prezzo lettera attualmente sul sito sono i quattro Equity Premium Autocallable Worst-Off di cui abbiamo parlato prima e sono quelli che hanno scadenza 7 agosto 2024, quindi facilmente identificabili. E poi, a differenza magari della selezione, no, che vi avevo fatto vedere prima, se noi andiamo a vedere appunto questo, visto che Eni è oggetto della discussione di oggi, ecco una. Difetto, nostra colpa. Dobbiamo sistemare un attimino la parte di distanza della barriera sul e valore di mercato. Quindi per i worst off per ora non guardate questo, ma guardate invece il valore iniziale e livello barriera, che è quello che conta. Quindi entrando qua trovate tutte queste informazioni e poi se qua la frequenza di rimborso anticipato, la frequenza coupon non condizionato, la barriera scadenza. E poi se scaricare appunto magari il KID, nel KID sono indicate tutte le date di pagamento del premio, sia le date di pagamento dell'importo incondizionato, sia l'importo incondizionato e le date di valutazione del rimborso anticipato. Quindi come vedete la prima data di valutazione del rimborso anticipato sarà il 31 luglio 2023. Con pagamento, in questo caso potrete dedurlo comunque il giorno di pagamento in caso di rimborso anticipato perché coincide con la data di pagamento dell'importo incondizionato, quindi sarà se data valutazione 31 luglio, il 7 agosto 2023, la prima data in cui nel caso di autocall riceverete 100 euro più l'ultimo premio dello 0,85. Fino a quella data comunque lo 0,85 mensile lo incassate, 7 marzo, 6 aprile, eccetera, eccetera. Ok, Alessandro, qui si vedeva proprio piccolo, quindi mo se scrive Mario, non so che dirgli, perché lì adesso non si vedeva proprio. Ma va bene, allora Alessandro, io ti ringrazio naturalmente a questo punto, se non hai altro da aggiungere mi fermerei perché abbiamo 25 minuti circa e voglio dare ampio spazio anche al tema dei prodotti a capitale protetto. Nel frattempo, se arrivassero domande o comunque altre considerazioni sugli equity premium, naturalmente Alessandro ti tiro in ballo e torno poi da te. Invece, a questo punto, io passo il monitor ad Alberto. Nel frattempo, rispondendo a Pier Vito che chiedeva se quello che stavamo vedendo era un Excel o una tabella sul sito, no, era praticamente una presentazione che verrà, appunto, ce l'ha già anticipato Alessandro, verrà comunque distribuita attraverso il nostro canale Telegram di certificati e derivati unitamente alla registrazione di questo webinar a partire da domani. Quindi potrete rivedere con calma, rileggere tutto. Invece, Alberto, quando parla Alberto si parla di protezione, quindi a questo punto non posso far altro che girarti una prima domanda. Una prima Sì. domanda e poi ci dai là per entrare a vedere, insomma, quelle combinazioni o comunque quelle selezioni che tipicamente si fanno anche sotto la pari, magari. Comunque, la domanda è da parte di Augusto: ho acquistato nel 2022 un certificato a capitale protetto. Ti potrei dare l'ISIN, ma diciamo che è irrilevante per la domanda. Chiede il prezzo. Allora, è un
un'emissione con cedola annuale del 2,45 e il prezzo sarà influenzato da adesso in poi più dal rendimento dei tassi, quindi più rischio tassi, o dalla quotazione del sottostante. Beh, forse però l'ISIN può servire, dai. IT 000 5421 091, così gli do un'occhiata anche io. IT 000 5421 091. Quindi ecco, Alberto, in generale e poi magari riferito a questo prodotto, su queste emissioni ti dico che è una 2025 praticamente, scadenza ottobre, attualmente quota circa 950 e l'indice, che è il Select Dividend e Indemo, è a più 28%, quindi è molto sopra strike, quindi praticamente le cedole in questo momento sembrerebbero essere, a buon punto Diciamo comunque. prezzate. Ok, grazie. È una domanda effettivamente che ci viene fatta molto spesso: capire quali sono le variabili che influenzano il prezzo di un certificato sul mercato secondario. Posto che la risposta specifica, magari posso darla, diciamo, successivamente, via mail, ecco, a chi ha fatto la domanda. In generale, diciamo che i certificati sono composti da una componente obbligazionaria e una componente opzionale. La componente obbligazionaria è di fatto uno zero coupon che paga rimborsa 100 a scadenza e come tale risente ovviamente dell'aumento dei tassi di interesse rispetto all'aumento della definizione. Quindi, ovviamente, come qualunque obbligazione, se i tassi di interesse adesso sono più elevati, anche sensibilmente, rispetto a quando il certificato è stato definito, il prezzo dello zero coupon diminuisce naturalmente. Quindi questo ha un effetto che probabilmente in questo caso prevale sul fatto che si sta apprezzando la componente opzionale invece. Poi un altro elemento che rientra, che è relativo appunto alla componente obbligazionaria, è lo spread di funding dell'emittente, cioè lo spread che Non ti sentiamo più, Alberto. diciamo. Ecco qua. Ok. Alberto, aspetta, fermati. Se tu mi senti. E funding all'atto dell'emissione. Quindi, se poi questo appunto l'ascoltatore mi scrive via mail, la mia mail è alberto.amiotti@bancacros.it, vediamo proprio di analizzare le singole componenti. La componente opzionale, invece, come sappiamo, è una serie di opzioni, in questo caso una strip, una serie di call digitali, e dipendono ovviamente dal valore del sottostante, dalla volatilità, dalla vita residua e dai dividendi attesi sostanzialmente, cioè anche il livello dei tassi di interesse, ma incide di meno. Quindi è piuttosto articolato spiegare come funziona, cioè perché il prezzo di un certificato è a un certo livello. In ogni caso, evidentemente, qui sta prevalendo il fatto che immagino i tassi di interesse sono saliti in modo sensibile, quindi di fatto il prezzo dello zero coupon all'interno del certificato è diminuito e quindi di fatto è l'obbligazione che comunque è all'interno di un certificato che ha perso valore, non la componente opzionale. Comunque dico, se appunto scrivetemi via mail e vediamo di fare un'analisi proprio puntuale sulle singole componenti, ma in generale funziona proprio così. Ci sono tre componenti: componente obbligazionaria, rischio di credito che è legato appunto alla componente obbligazionaria e componente opzionale. La componente opzionale sono opzioni che vengono
comprate implicitamente e a volte vendute anche implicitamente da un investitore, anche per il capitale protetto, nel caso in cui ci fosse una protezione inferiore al 100%, è come se implicitamente l'investitore comprasse per esempio una put con strike 90 e ne vendesse una con strike 100, no? Quindi ovviamente l'andamento della volatilità avrebbe effetto anche su questo put spread. Per cui sono due elementi che bisogna tenere, di cui bisogna tenere conto. Quindi, nella fattispecie, noi possiamo vederli proprio fare un'analisi puntuale come spesso facciamo, appunto. Ecco Alberto, se mi senti, perché c'è stato un momento in cui non sentivamo te e tu non sentivi me, quindi abbiamo perso un pezzo, ma sei stato, senza saperlo, sei riuscito a fare comunque una sintesi perfetta alla fine, credo si No. sia capito Mi spiace, tutto. no. Io No, e non, invece. ho provato a interromperti, ma purtroppo non mi sentivi, ma comunque credo che alla fine si sia capito e lo hai sintetizzato. Se mi permetti, così chiudiamo l'argomento su questo e passiamo a vedere gli altri. Volevo comunque dare proprio anche un po' una misura di quanto tu stavi raccontando, perché effettivamente vediamo come il certificato in questione abbia appunto l'indice sottostante a più 28% e nonostante questo quota oggi 950 all'incirca, avendo pagato al momento comunque le due cedole. Quindi diciamo che se ci aggiungiamo le due cedole siamo più o meno sul nominale rispetto a chi l'ha comprato all'emissione. Ora, perché quota 950? Lo hai perfettamente spiegato, ma mi permetto di ribadirlo, soprattutto perché c'è stato quel buco di audio, perché fondamentalmente tanto l'indice può andare pure a più 90%, tanto il certificato più di 2,45 all'anno non può pagare, quindi la componente opzionale qui in questo momento riveste un ruolo meno importante, soprattutto quando è già così in demoni, tanto non ci sono barriere da tenere. Si tratta solo di decidere se pagare il 2,45 quando sei a più 28, il 2,45 alla fine comunque sembra essere un po' più al sicuro. E il problema invece è che rispetto all'emissione che è avvenuta il 28 ottobre 2020, il mondo è cambiato e quindi quando avete costruito il prodotto c'erano tassi all'1, adesso sono al 4 e di conseguenza questa emissione per esprimere lo stesso rendimento di un comparable attuale deve per forza scendere di prezzo. E quindi ecco, per Augusto e per chiunque altro, quando ci sono situazioni come queste, pesa necessariamente di più la componente tasso rispetto al sottostante. Cioè adesso l'indice potrebbe anche fare meno 20, il prezzo probabilmente rimarrebbe più o meno lì perché deve comunque pagare questo rendimento su base annua fin tanto che i tassi sono a questo livello. Se invece i tassi dovessero scendere, chiaramente anche questa tenderà a salire di prezzo e a esprimere quindi un rendimento maggiore, minore. Quindi questo è un po' il senso. Detto ciò, io devo dire che non so se l'avevi già vista, comunque grazie ad Augusto perché ci ha permesso di vedere un prodotto che ha anche carta, che sono andato a vedere, c'è regolare lettera, che comunque sulla scadenza di ottobre 25 esprime un bel rendimento, ipotizzando di riuscire a prendere tutte le cedole. Se invece si dovesse prendere solo il capitale, magari diventa un po' meno brillante, un po' meno interessante. Però è certamente una buona idea sotto la pari, in considerazione appunto dei prezzi e della probabilità di incassare quantomeno la prossima cedola, insomma, di ottobre, poi le altre si vedrà. Va bene, allora Infatti, torno da proprio te. il fatto che tutti i certificati adesso per l'aumento dei tassi di interesse che sono stati definiti sono sotto la pari, diventano anche un'occasione di acquisto, come dire, molto importante, no? Per cui, insomma, in ogni caso sono dei prodotti che possono rappresentare anche delle occasioni di acquisto. Posto che ovviamente quando compriamo un certificato, in particolare un certificato a capitale protetto, siamo ovviamente detentori anche implicitamente di una obbligazione, uno zero coupon, che risente del movimento dei tassi di interesse. Comunque andiamo a vedere proprio diciamo, una scelta di certificati che io ho fatto e che. Come sapete, io mi metto sempre nei panni del risparmiatore, sia di quello, come dire, più prudente, sia di quello magari un po', come dire, che vuole dei rendimenti più elevati e che quindi ha un profilo di rischio più elevato, altrettanto più elevato. E qui io ho individuato proprio queste occasioni di acquisto, no? Nel senso che io qui ho voluto vedere.
quei certificati per cui l'opzione sottostante, la strip di call digitali, è in the money, quindi la distanza del sottostante dal valore iniziale è positiva, tutti i certificati a capitale protetto in modo incondizionato. E diciamo che quasi tutti, tra l'altro salvo appunto pochi, hanno un prezzo sotto la pari, e ho voluto quindi vedere che cosa accadrebbe nello scenario più favorevole, che ovviamente tanto più elevata è la distanza, tanto maggiore è la probabilità che si verifichi, e anche nello scenario peggiore, che al momento non sembra molto probabile date queste distanze, ma ovviamente è bene tenerne conto. E questo è il risultato. Non so se adesso si veda, probabilmente non si vede bene, ma comunque domani potrete avere le slide. Ci sono dei certificati che hanno una vita residua piuttosto breve anche, cioè nonostante la vita breve, perché ce ne sono qui, ne abbiamo che scadono addirittura dal 2023 fino al 2027, no? La maggior parte sono 2024-2025, che offrono dei rendimenti potenziali. Addirittura uno superiore al 5% con una distanza del 2,73%, quindi non una distanza stellare, ma comunque positiva. E comunque tutti sopra il 4%, ovviamente, quindi sono dei rendimenti molto molto interessanti, nel senso che qui ci si assume rischio di credito Banco BPM, quindi ovviamente qui Banco BPM remunera questo rischio di credito con il funding, con lo spread che viene applicato alla carta, alle obbligazioni Banco BPM, e questo è il risultato. Possiamo avere dei rendimenti decisamente interessanti proprio perché alcuni che sono molto sotto la par, ce ne sono alcuni che costano 91, 93, sono a quei livelli, nonostante anche in questo caso vediamo che la distanza del sottostante iniziale sia positiva. Proprio per quello che dicevamo prima con Augusto, no? Proprio perché il livello dei tassi è talmente aumentato rispetto al momento della definizione che è sceso il valore della componente obbligazionaria, nonostante la componente opzionale abbia invece un valore che è aumentato. Di conseguenza ci sono delle occasioni di acquisto, che sono quelle che vediamo qui, che mi sembrano assolutamente buone, no? Nel senso che sono certificati con cedole periodiche, efficienti anche dal punto di vista fiscale, perché questi proventi, come sappiamo ormai bene, possono essere compensati con eventuali minusvalenze, e sono tutti prodotti che ci sembrano molto appetibili, tutto con una durata limitata. Ci sono poi anche quelli cosiddetti proprio zero coupon, cioè quelli che comunque vada, cioè nel peggiore dei casi, ti danno un rendimento che anche in questo caso è buono, tenuto conto della vita residua molto breve, no? Questi hanno quasi tutti una distanza, naturalmente ce lo si può aspettare, negativa, salvo un paio che sono invece molto interessanti, perché sono anche gli altri, perché i rendimenti sono assolutamente, diciamo, dei rendimenti appetibili, però ce ne sono alcuni, per esempio il penultimo, il cui sottostante dista 12,90% del valore iniziale, quindi è probabile che il rendimento possa essere quello best, no? Cioè il migliore, quindi quel 4,42. Quindi per riepilogare, i certificati sono strumenti composti da queste due anime, componente obbligazionale e componente opzionale. Ognuna delle due è fondamentale, è importante per definire appunto il valore sul mercato. Certo è che se i tassi di interesse sono aumentati moltissimo rispetto al 2020, ad esempio, come nel caso precedente, questa componente tende a prevalere sull'altra per un certificato a capitale protetto, no? Questi certificati sono adatti a chi è meno propenso al rischio in termini proprio anche di quotazione sul secondario, perché anche se aumenta di molto il valore del sottostante, ovviamente io investitore ne potrò trarre beneficio solo nei limiti delle cedole future che vado a incassare. Per contro, però, anche se diminuisce di molto il valore del sottostante,
Io investitore comunque non ne subirò un tracollo, no? Perché? Perché comunque so che a scadenza avrò 100 o 95, 90, insomma, la protezione del capitale che era garantita al lato dell'emissione. Quindi sono strumenti adatti proprio a chi voglia assumere un rischio inferiore non solo al lato dell'emissione, ma anche durante appunto la quotazione. Detto questo, proprio per questa ragione, ci sono delle occasioni d'acquisto molto ghiotte, si può dire, no, al momento, proprio legate a questo aumento forte dei tassi che ha fatto sì che il ruolo dello zero coupon implicito in questi prodotti diminuisse molto. Quindi questo ci sembrava che potesse essere interessante. Come sapete, io ogni volta però volevo abbinare anche dei certificati a capitale protetto. Sì, dimmi. No, 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 era un colpo di tosse, ma visto che ti sei fermato, ti interrompo perché ci chiedono, ma lo farai adesso, magari meglio, di spiegare meglio la differenza nello scenario best e worst. Lo hai già detto, però magari se lo vogliamo ripetere. Guarda, allora, lo scenario best è scenario, andiamo qui che più, in cui tutte le cedole vengono incassate. E dicevo, è lo scenario che tanto più probabile quanto più elevata è la distanza del valore del sottostante dal valore iniziale. Quindi qui sono tutte distanze positive perché io li ho scelti in quel modo, ovviamente per fare sì che la probabilità fosse buona. Quanto più elevata è questa distanza, tanto maggiore la probabilità che si verifichi lo scenario best, tutte le cedole incassate. Lo scenario worst è quello in cui nessuna cedola viene incassata. Quindi, ovviamente, se il prezzo di acquisto è inferiore a 100, io avrò comunque un rendimento positivo. Se il prezzo di acquisto è superiore a 100, avrò un rendimento, in questo caso, moderatamente negativo. Con i cosiddetti zero coupon, invece, siccome io li ho scelti proprio in modo tale per cui il prezzo di acquisto fosse significativamente inferiore al valore di rimborso finale, cioè 100 in questo caso, lo scenario worst è quello che determina la mia scelta, se volete, e anche i rendimenti che sono tutti positivi ampiamente, no? Vanno dal 4,14 al 3,17. Posto che anche in questo caso due di questi certificati hanno una distanza del sottostante all'iniziale positiva, quindi per questi ultimi due è comunque probabile o non improbabile che io vada a incassare il rendimento determinato dallo scenario best. Quindi è questo, ecco. Va bene. Come è chiaro? Sì. Sì. Beh, spero di sì, naturalmente l'hai spiegato Ok. bene. Penso e spero che Piervito adesso abbia le idee più chiare. No, non ti volevo interrompere anche se c'è un commento che sto cercando qualche dato eventualmente per provare a confortare la risposta, però intanto vai avanti, poi dopo Va ti farò una bene, domanda. va bene. Allora, niente, come sapete, io cerco però di abbinare sempre un investimento in un equity protection con un investimento in un equity premium. E guarda caso, ho scelto proprio quello, senza neanche metterci d'accordo, che ovviamente li scelgo ad hoc, no, questi prodotti, che Alessandro diceva che è uno di quelli che è negoziato e tra i più scambiati in questo momento, perché è un equity premium autocallable su Nexi, per il quale la distanza attuale del sottostante dalla barriera è superiore al 44% e il prezzo di acquisto è sotto la pari. Quindi è effettivamente un certificato che è molto scambiato in questo momento, no? E quindi mi sono detto, se io scelgo un certificato, diciamo del tipo zero coupon, no? Quindi un certificato che non era presente tra gli altri perché aveva un rendimento, nel peggiore dei casi, leggermente inferiore agli altri, no? 2,15, però a fronte una distanza molto elevata, no? Quindi 22,42, quindi probabilmente in questo caso è molto probabile che io vada a incassare anche le cedole periodiche. In ogni caso, che sono 2,45. In ogni caso, io voglio in qualche modo potenziare il rendimento di questo zero coupon, cioè far sì che renda un po' di più, non mettendo a rischio il mio capitale, cioè avendo comunque
100% a scadenza. Come posso fare? Io posso, diciamo, investire il capitale che ho a disposizione in parte nel certificato equity protection per una percentuale che in questo caso, non essendoci cedole incondizionate per quanto riguarda l'equity premium, è esattamente pari al prezzo di acquisto, cioè 95,1%. Per la parte residua, io vado a investire nell'equity premium e abbiamo fatto dei calcoli di tasso interno di rendimento che non è altro che vedere quali sono i flussi potenziali e calcolarne, diciamo, calcolare il tasso che uguaglia tutti i flussi potenziali futuri a quelli in uscita attuali. In ogni caso, se la protezione è 100%, come in questo caso, il rendimento del portafoglio, lo scenario migliore, cioè quello in cui sia il primo certificato sia il secondo paghino tutti i flussi previsti, ed è uno scenario al momento che è quello probabile perché le distanze sono elevate, 22, 42, 44, 30%, avremmo quasi 5% di rendimento. Vi ricordo protezione 100%. Lo scenario intermedio è quello in cui invece lo zero coupon non pagasse le cedole previste, 100 sarebbe comunque pagato proprio perché è uno zero coupon di fatto, quindi in questo caso 2,19. Lo scenario worst, che è quello proprio diciamo più catastrofico, è quello in cui l'equity premium pagasse zero, cioè quello in cui ci fosse un default di Nexi, per cui non verrebbe pagata nessuna cedola e nemmeno il capitale a scadenza sarebbe appunto zero. Teniamo conto che questo su Nexi ha anche un effetto memoria, no? Quindi nel momento in cui si verificasse l'evento, sarebbero pagate anche tutte le cedole precedenti. Comunque, se io voglio che la protezione del mio capitale sia 100%, posso avere questi risultati nello scenario migliore che al momento sembra quello più probabile. Posso anche dire: io metto a rischio il 10% del mio capitale, quindi neanche proprio nello scenario peggiore, default di Nexi, cioè zero, Nexi scompare di fatto, io perdo al massimo 10%. In questo caso, ovviamente, ho un incremento del rendimento del portafoglio rispetto al caso precedente, perché qui renderebbe 5,73 nello scenario migliore, 3,12 in quello intermedio, cioè quello in cui lo zero coupon, il primo certificato, non pagasse le cedole, e perderei meno 3,86%, visto che incasserei 90 scadenze, lo scenario peggiore. Posso anche ribaltare però quest'ottica, no? E posso dire: io, diciamo, voglio comprare questo equity premium autocallable su Nexi perché mi piace molto e perché lo ritengo un prodotto con una distanza alla barriera molto elevata e un prezzo di acquisto sufficientemente basso, cioè sotto la pari. Però voglio temperarne un po' il rischio, cioè voglio fare in modo che comunque vada, cioè nella peggiore delle ipotesi, io abbia un capitale protetto al 50%. In questo caso, allora, è come dire: io abbino a questo certificato equity premium il primo dei due certificati, il primo certificato, no? Quindi vuol dire che io ne investo il 52 circa per cento nell'equity premium e il 47,70 il complemento a 100 nell'equity protection. Ovviamente qui avrei dei rendimenti sensibilmente più elevati, seppur più bassi di quelli che avrei investendo ovviamente solo nel secondo. È vero, uno mi può dire: vabbè, ma allora invece di fare una cosa del genere ne scelgo uno più rischioso. Verissimo, no? Però era solo per fare un esempio di come, diciamo, le tipologie di certificati possono essere usate l'una al servizio dell'altra, no? Mi piace pensare a un portafoglio in cui, per esempio, se io ho un certificato di tipo equity premium, posso abbinare anche un equity protection, temperandone un po' il rischio, no? Ovviamente, posto che sono sempre rischi in uno scenario che è abbastanza catastrofico, cioè perché il fatto che Nexi vada in default, insomma, ci sembra un scenario catastrofico, che però è bene, di cui però appunto è bene tener conto. Hai fatto Ecco, bene, Pierpaolo. Alessandro, hai fatto bene Alberto a specificare che parliamo proprio di
azzeramento, no? Quindi non la rottura della borsa. Certo. E tra l'altro, l'attento Andrea ci fa notare che le scadenze non sono simili, non sono uguali, ci sono 10 mesi circa, e quindi dopo che è arrivato a scadenza il prodotto su Nexi, in realtà uno potrebbe anche impiegare quella liquidità per continuare sul prodotto protetto e magari il rendimento a quel punto potrebbe anche essere un po' più alto perché aumenti il capitale sul protetto o lo metti da un'altra parte, insomma, per Certamente, cercare di. certamente. Certo, no, esattamente proprio un'osservazione correttissima. Noi qui abbiamo fatto un calcolo proprio a livello matematico, il tasso interno di rendimento, e tenuto conto dei flussi nei momenti in cui vengono pagati. Però è verissimo quello che dice, perché ovviamente possiamo investire quanto si incassa anche sull'altro prodotto, amplificandone ulteriormente l'effetto, ecco, sicuramente. Nel frattempo vedo Alessandro, ci è riuscito, sei riuscito proprio sul photo finish a comparire. Sul finire. Ho risolto il problema tecnologico che era la mia ignoranza tecnologica in questo caso, perché c'era un tastino dove c'era la webcam che boh, si vede che era spostato Era e c'è spostato. questa Ah, funzionalità, io lo questa so, la Phoenix funzionalità. Travis, perché l'ho fatto anch'io appena prima di. Ce l'hai fatta. Senti Ah, Alberto, dai, ok. siamo lunghissimi. Mi torni un attimo sulla prima slide dei Sì. rendimenti, quella, cioè quella dei capitali, Quella, la prima sì, proprio solo per vedere quelle la prima, questa, soluzioni. aspetta che la ingrandisco Puoi anch'io, ingrandirla un ok, po'? va bene. Allora, perché? Perché c'è, diciamo così, una considerazione che mi sento naturalmente di condividere. Non è tra l'altro la prima volta che ne parliamo. Dice, ma vale la pena considerare questi strumenti anziché un titolo di Stato, visto che i rendimenti comunque ormai ci sono anche lì, ma questa credo che sia una domanda ricorrente un Beh, po' sì. Beh, per i ovunque, no? BTP però, diciamo, un BTP a 3 anni rende circa 3,70 adesso. Poi Esatto, abbiamo infatti, prodotti bravo Alberto, che. scusami, ti conforto con il monitor e ovviamente per questo chiedo poi, perché l'altra volta mi sembra che quando parlammo di BTP indicizzati all'inflazione, poi alla fine con Franco che fece la considerazione indicizzandoli all'inflazione, naturalmente rendevano tutti di più. Adesso io ho preso semplicemente questa schermata di scadenza a 3-5 anni, siamo intorno a un 3,60, esattamente quello che dicevi tu. E invece, Sì. tornando sulla tua pagina, abbiamo dei dati migliori, però bisogna dire che sono gli scenari quelli best, no? Quindi che dove incassi tutto. Certo. Ovvio, qui allora è evidente che qui rispetto a un BTP sono rendimenti decisamente migliori, perché qui nel 2005, cioè nel 2005 siamo quasi al 5, cioè uno rende più del 5%, 4,87, quindi Sono anche più a vicini, 2 anni sì. siamo a dei livelli più alti. Certo è che chi li compra assume il rischio che Banco BPM defaulti, su questo è evidente naturalmente, no? Naturalmente è la terza banca italiana, ci auguriamo tutti che non avvenga, però ci si assume questo rischio. È vero che è uno scenario che noi riteniamo estremamente così residuale, però ma è ovvio, altrimenti non ci sarebbero rendimenti più elevati, no? È proprio No, questo il. ma guarda, fin qui è tutto giusto e anzi, conoscendo tra l'altro Franco che ha fatto la domanda, sono consapevole del fatto che non si sorprendeva del fatto che Certo. fossero più alti, piuttosto poneva il problema se con i rendimenti dei BTP di oggi poi vale Allora, la sì. pena esporsi a dei rischi. Allora, tutto sommato, se si verificano gli scenari, quelli che vediamo qui, del best, che in alcuni casi, a mio avviso, sono anche quelli più probabili, perché dove abbiamo delle distanze del 25-30%, Esatto, sì. io credo che si riescano a portare a casa, poi alla fine c'è un punto in più all'anno, che chiaramente poi ognuno valuta se vale il rischio. Detto questo, io ormai penso che per il contesto di mercato che stiamo vivendo, un default di una banca, non mi riferisco chiaramente adesso solo al Banco BPM, un default di una banca di queste dimensioni in Italia avrebbe degli impatti, insomma, evidentemente a livello quantomeno europeo. Ecco, e A livello sistemico, senz'altro, certo, sì. quindi credo che il vero è quando viene rivisto il rating sull'Italia, poi di conseguenza a cascata si riversa anche su tutte le banche. Comunque era uno spunto
di riflessione che era giusto anche. Correttissimo questo. Del resto è come dire, è il mercato stesso che attribuisce a Banco BPM, come dire, un merito di credito tale da dare un rendimento superiore a un governativo in questa misura, cioè è ciò che il mercato attribuisce all'emittente in questo caso, no? Quindi questi rendimenti sono il prodotto appunto di ciò che avviene sul mercato, si può dire. Naturalmente un investitore può pensare che siano adeguati a remunerare il rischio che assume, oppure che non siano adeguati, ovviamente, no? E quindi poi l'investitore ha sempre l'ultima parola, naturalmente. Assolutamente no, ma diciamo che finché naturalmente, ripeto, sono più alti è giusto anche. Il problema è se invece non lo fossero stati più alti i rendimenti, a quel No, punto non aveva chiaramente problemi. ovviamente questi sono più alti, altrimenti non avrebbe senso, Esattamente. naturalmente. Va bene. Allora, dai, direi che anche oggi siamo riusciti a portare a termine il nostro compito. Abbiamo raccontato molte cose. C'è una domanda che ci chiede se possono avere la mail dei relatori. Allora, immagino non gli interessi quella personale. Quindi, se vogliamo dare un contatto per potervi contattare, Alberto, Alessandro. Guarda, la nostra mail è facile perché è, no, la mail di Alessandro un po' meno, comunque la mia è alberto.agnotti, chiocciolabancaacros, con due A e la K, punto IT. Quindi quella di Alessandro invece non è Sulla esattamente il mia nome, mano, perché lui è un diciamo che è un omonimo. nome comune, diciamo che hanno messo al.galli, chiocciolabancacross.it. Potete chiamarmi Al questo, per la Allora. mail. Va bene, e Al.galli. allora così abbiamo risposto anche a chi chiedeva appunto i vostri O riferimenti, se no, così. comunque considerate, ecco l'unica cosa per dare una cosa generica, nel sito trovate anche un form dove c'è contattaci e lì potete scrivere la vostra richiesta. Nel caso di richieste inerenti certificati, poi chi di competenza girerà la richiesta a noi, saremo o io o Alberto, di solito siamo noi due che rispondiamo, o qualche nostro collega. Quindi anche il contatto più, diciamo, formale che trovate sul sito alla fine viene reindirizzato a noi. Comunque rispondiamo sempre, non c'è nessuno a cui non D'accordo. rispondiamo. No, ma penso che chi ha provato può testimoniare. Va benissimo, Bene. allora dai, ci fermiamo qui, 18:45, grazie per la partecipazione anche per questo pomeriggio e io naturalmente ricordo che sia Alessandro che Alberto sono comunque disponibili per ulteriori chiarimenti e che il materiale lo potrete trovare da domani sul nostro canale Telegram con la registrazione di questo webinar. Grazie a tutti, buona serata. Grazie, grazie a tutti, Grazie, buona ciao. A serata a tutti. presto. Ciao.